Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». Parola del Signore. Ancora insegnamenti di Gesù lungo la strada, incontri. Abbiamo visto, dicono gli apostoli, anzi dice Giovanni, uno che scacciava i demoni nel tuo nome, ma non era dei nostri, ma non ci seguiva. Non era della nostra cerchia, non era della nostra comunità, diremmo con linguaggio ecclesiale. Non era uno di noi, non aveva avuto il permesso dall'autorità ecclesiastica, diciamo così. È bello, Gesù dice: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. C'è tanto bene non solo dentro la Chiesa ma anche fuori, c'è tanto Spirito Santo non solo all'interno della comunità cristiana ma anche fuori. Lo Spirito di Dio lavora ovunque nei cuori e noi dobbiamo essere aperti e capaci di riconoscere l'azione dello Spirito anche fuori dai nostri circoli, anche fuori dalle facce conosciute. Ecco, il Vangelo ci apre ad avere un cuore più grande, ci invita a vedere che l'opera di Dio davvero è ovunque ci sia del bene. Lo cantiamo anche in chiesa spesso: dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Dio è là dove si prova ad amare davvero, dove ci si impegna per i fratelli. E allora dice Gesù: chi vi darà anche solo un bicchiere d'acqua, un piccolo gesto di amore nel nome di Cristo, non perderà la sua ricompensa. Le opere dell'amore, chiunque le faccia, non andranno mai perdute. E poi un'ultima messa in guardia: attenzione a non dare scandalo. Che cos'è lo scandalo per il Vangelo? Non è esattamente quello che intendiamo nella nostra lingua comune, scandalizzarci, indignarci. No, per il Vangelo lo scandalo è l'ostacolo alla fede, cioè ciò che ostacola, impedisce la fede del fratello, dei piccoli, che non sono in questo caso solo i bambini, sono i piccoli nella fede, sono quelli che fanno fatica a credere. E quante volte il comportamento anche di noi cristiani è stato di ostacolo alla fede di tante persone, quante volte anche i peccati degli uomini di chiesa sono di ostacolo alla fede dei piccoli, alla fede di quelli che appunto sono in cammino, siamo tutti in cammino, ma sono agli inizi, si sono appena affacciati a una vita di fede. Ecco, attenzione a essere di ostacolo, di essere di scandalo. Allora dice Gesù, con un linguaggio tipicamente orientale: cos'è la cosa più importante della vita, davanti alla quale, ecco, le immagini sono quelle, ti puoi anche cavare un occhio, tagliare una mano, tagliare un piede, se questo ti è di scandalo, cioè ti è di ostacolo per la tua fede,
la cosa più importante qual è? È entrare nel regno, nella vita, nel regno di Dio. Entrare nella vita, ma entrare nella vita non vuol solo dire, certo, entrare in paradiso, ma vuol dire oggi entrare nella vita di Dio, e oggi riconoscere l'azione dello Spirito nella tua vita e nella vita dei fratelli, e oggi camminare dietro a Gesù vivendo il Vangelo. Questo è veramente essenziale, e davanti a questo qualunque altra cosa va in secondo piano. È la radicalità che ci chiede il Signore, che di vivere cioè una sequela di Lui, un seguirlo non fatto solo così di buone maniere, di qualche preghierina, di un galateo, diciamo così, cristiano, che alla fine non sa di niente, del famoso cristianesimo all'acqua di rose che non dà gusto a nessuno, ma una vita cristiana autentica, vera, diciamo impegnata, coinvolta totalmente nel seguire Gesù. Allora è bello, è faticoso perché ha la forma della croce, e questa è la croce cristiana, l'abbiamo visto nelle domeniche precedenti, rinunciare a se stessi, però è bello, è qualcosa che ti fa entrare nella vita. Chiediamo al Signore che la nostra esistenza, il nostro stile di vita non sia mai di scandalo, cioè di ostacolo per la fede di nessuno, ma sia invece una piccola luce che si accende sulla strada di tutti.